Ottimo. Ci siamo. Adesso facciamo una bene. Ok, la chat, ecco cosa volevo fare, volevo mettere in evidenza. Bene, ah, una cosa prima che partiamo, trovate in chat un video che ho registrato giovedì di un'altra lezione che non è più raggiungibile, l'ho rimosso per non crearvi confusione. Volevo solo dirvelo perché magari lo vedete lì e vi siete chiesti a che cosa si riferisce. Quindi in realtà è una lezione che ho fatto all'Università San Raffaele e per la fretta ho trovato comodo registrarla su questo canale, poi ovviamente l'ho rimossa. Benissimo, allora torniamo a noi e andiamo alla nostra pagina e apriamo la lezione che al momento ci interessa, che è quella degli progettazione delle traverse fluviali fisse. Dunque, siamo arrivati nella progettazione delle traverse fluviali alla stima della curva di durata delle portate. Adesso scorro lungo la pagina fino al punto che ci interessa. Perfetto. Ecco, eravamo arrivati a. Mi fermo su questa figura qui. Eravamo arrivati a discutere due metodi, come ricorderete, per la stima della curva di durata delle portate e abbiamo anche iniziato un'esercitazione. Due metodi che vi ricordo consistono: il primo metodo nell'accorpare tutti i dati, stimando quindi un'unica curva di durata, che quindi però presenta l'inconveniente di utilizzare sì l'informazione relativa a tutti i dati, ma presenta l'inconveniente che non ci dà una stima della variabilità di anno in anno. Questo inconveniente in sostanza può essere risolto con il secondo metodo di stima, che prevede che invece, e faccio riferimento a questo grafico, vengano stimate tante curve di durata, una per ogni anno. In questo modo, e sono le curve grigie che vedete qui, in questo modo otteniamo un'idea della variazione da anno in anno della curva di durata e quindi della disponibilità idrica. E questo ci consente di stimare quindi una fascia, quella compresa tra le due righe blu, di incertezza. E abbiamo discusso lungamente sul significato di questa fascia, che abbiamo ottenuto scartando i risultati estremi, quindi scartando le curve di durata estreme per ogni durata. Abbiamo discusso sul significato di questa fascia di incertezza, che abbiamo detto viene stimata empiricamente, mentre invece abbiamo sottolineato che noi avremo bisogno di una stima della probabilità che la curva di durata si mantenga all'interno di una fascia assegnata. E abbiamo detto che questo metodo di stima empirico che noi abbiamo utilizzato per ottenere ad esempio la figura che vedete sullo schermo, questo metodo di stima empirico si avvicina molto a fornire una stima della probabilità, però abbiamo detto che per passare dalla valutazione empirica alla probabilità occorrerebbero tanti dati, molti dati, e da qui ci siamo riallacciati al discorso della quantità minima di dati che sono necessari per descrivere la curva di durata. Questo è un breve riassunto di quello che abbiamo fatto. Questo secondo metodo di stima della curva di durata non l'abbiamo trattato in esercitazione, lo tratteremo domani, peraltro è molto semplice, quindi non abbiamo grosse difficoltà. Ecco, però vi ricordo che queste soluzioni per la stima della curva di durata delle portate sono praticabili sui siti strumentati, quindi sui siti che per i quali possiamo disporre di osservazioni, e abbiamo ipotizzato che in questo caso siano osservazioni di portata media giornaliera. Ecco, c'è una riflessione, un'ultima riflessione che volevo farvi a proposito di questi due metodi di stima. E questo secondo metodo di stima che produce il risultato che vedete adesso sullo schermo, magari ve lo apro in un'altra scheda così è più chiaro. Questo secondo metodo di stima utilizza gli stessi dati del primo metodo di stima, però ci fornisce un'informazione in più. E
L'informazione è quella della variabilità da anno in anno. Ecco, è intuitivo che se i dati che utilizzo sono gli stessi, i dati che utilizzano questi due metodi per la stima di curva durata sono gli stessi. Peraltro, vengono sfruttati nello stesso modo, cioè per calcolare una curva di durata media, quella rossa che vedete sullo schermo. Però questo secondo metodo dà un'informazione ulteriore. Allora ci si potrebbe accendere una lampadina della serie. Com'è possibile? Se dà un'informazione ulteriore, questo secondo metodo di stima, l'informazione ulteriore sono le due righe blu, è la fascia di incertezza, è la variabilità da anno in anno. Allora useremo sempre questo, no? Cioè, per quale motivo dobbiamo elencare, trattare il primo metodo che non fornisce questa informazione ulteriore? Non è per caso che questo secondo metodo per darci un'informazione ulteriore ci fa perdere qualcosa in termini di informazione rispetto al primo metodo? Cioè, che cos'è che il primo metodo eventualmente ci dà in termini di informazione che il secondo metodo non ci dà? Ecco, questa riflessione ve la lascio, poi domani ne ridiscutiamo. Vedete se riuscite a elaborare delle idee. In realtà non fate dei ragionamenti troppo complessi, dovete fare dei ragionamenti strettamente empirici ed ingegneristici. Non addentratevi in ragionamenti che tirano in ballo la teoria o chissà quale teoria. È molto semplice. È molto semplice, però non è immediato arrivarci. Avete due metodi di stima empirica, due metodi che vi portano a stimare una curva di durata delle portate estraendo informazioni da dati. Quindi ragionate esclusivamente su come questi due metodi lavorano, che lavorano in modo molto semplice, e provate a pensare quale può essere il costo del secondo metodo in termini di informazione rispetto al primo. Cioè qual è, ripeto, l'informazione persa dal secondo metodo per riuscire a dare rispetto al primo un'informazione in più. Ecco, spero che sia chiaro. Fare questa riflessione vi aiuta molto anche a capire il significato della curva di durata, come viene stimata, per questo che la lascio fare a voi. Poi domani ne discutiamo. Aspettate che guardo se avete capito tutto e non trovo niente in chat, quindi nessuno è intervenuto, quindi assumo che abbiate capito tutto. Perfetto. Allora, torniamo a noi e vediamo di andare avanti. Allora, ho appena finito di dire che noi siamo in una situazione fortunata fino a qui, quella di disponibilità di dati. Che fare quando i dati non ci sono? Ecco, che allora entriamo in questa parte successiva di questa pagina web, stima della curva di durata delle portate per un sito non strumentato. Dunque, adesso per andare avanti mi date 30 secondi che preparo la lavagna grafica, perché penso che sia molto più semplice che ci riferiamo a che facciamo una cosa un po' più interattiva, una trattazione un po' più interattiva. Un attimo solo, vediamo di non staccare alcun cavo qua. Okay. Benissimo. Poi adesso torniamo a Teams e un attimo. Ottimo. Torniamo a Teams, dicevo, interrompo la condivisione un secondo e facciamo partire la lavagna grafica. Allora, dunque, eccola qui, perfetto.
Adesso vediamo di condividerla. Aspettate che guardo se è tutto pulito. Qui, costruzione idraulica 24-25, eccolo. Mi scusi, le faccio una domanda per certezza. E dunque, cioè la domanda che lei ha posto a noi è: qual è il costo di costruire la curva di durata sulla base di una fascia di incertezza piuttosto che di valori medi di portata? Sì, cioè quello che vi volevo, la riflessione che voglio lasciarvi è, aspettate un attimo, che faccio una di nuovo perché vorrei parlare con la disponibilità del grafico. Allora, un attimo solo, vediamo di fare così, condivido la schermata. Allora. Come vi dicevo, questo, adesso vedete il grafico che abbiamo ottenuto. Questo grafico rispetto a, torniamo indietro, a questo o rispetto a, scusatemi, a questo qui, vi dà un'informazione in più. Cioè questo è calcolato come abbiamo fatto l'esercitazione martedì scorso, è una curva sola. Ed è calcolato mettendo, accorpando tutti i dati. Se ricordate, abbiamo in R un unico vettore di dati che analizziamo. Ecco, invece questo grafico qui è stato ricavato scomponendo il vettore di dati in tronconi annuali. Ed è stato ricavato questo secondo metodo, quindi stimando curve di durata per ogni anno. Questo ci dà un'informazione in più, che è la variabilità da anno ad anno. Ecco, la mia domanda è: questa informazione in più significa che questa informazione, questo grafico che vedete sullo schermo ha un'informazione in meno, ovviamente, ma in compenso mi dà un'informazione, questo grafico che vedete sullo schermo, che questo qui, che adesso vi rimostro, non mi dà? Questa è la domanda. Cioè, se questo grafico che adesso vedete sullo schermo mi dà un'informazione in più rispetto all'altro, questo significa che l'altro, cioè questo, mi dà un'informazione a sua volta che questo non mi dà? Allora vi dico, la risposta è certamente sì, altrimenti io non avrei neanche spiegato il primo metodo, sarei passato direttamente a questo. Ecco, allora la mia domanda è: quale informazione questo grafico mi dà in più? Questo che vedete adesso sullo schermo, in più rispetto a questo? Ecco, pensateci. Ok, Però grazie. per pensarci dovete riflettere su come li avete stimati. Ecco, non andrei a pensare, perché l'anno scorso ho fatto la stessa domanda agli studenti e sono andati a tirarmi fuori delle teorie, diciamo, di meccanica dei fluidi. No, non c'entra niente. Non andate a scomodare delle teorie. Pensate solamente, qui abbiamo soltanto messo dei dati in fila e abbiamo calcolato delle statistiche. Quindi andate a pensare a come li avete calcolati. E non è facile dare la risposta, quindi non preoccupatevi. Poi non siete obbligati a, cioè non ci perderei più di un quarto d'ora, ecco. Però questo quarto d'ora almeno vi costringe a ripensare a quello che avete fatto e può essere utile. Allora, aspettate un attimo solo che adesso, appunto, faccio partire la lavagna grafica, che altrimenti, eccola qui. Allora, ok, aspettate, perché per condividere lo schermo ho dovuto chiuderla. Dunque, adesso devo, aspettate un secondo, che devo pulirla, che è ancora impegnata dalla volta scorsa. Allora, quindi, aspettate che decondivido e condivido l'altro. Allora, perfetto.
Portate solo un attimo di pazienza, che è un po' macchinosa questa operazione qui. Allora. Ci siamo, perfetto. Allora, però, continua. Ok. Buono. Allora, adesso vediamo di condividere la lavagna grafica. Condividi contenuto. E andiamo a fare così. Schermata. Buono. E adesso facciamo. Vediamo di fare. Così. Buono, dovremmo esserci. Un attimo solo di pazienza. Che compaia a schermo, stamattina si vede che risente un po' dell'alluvione, tutto un po' più lento. Allora, qua ci siamo, vediamo di aprire. Dunque, per quale motivo non me lo fa aprire? Porca miseria, aspettate solo un attimo. Vediamo di aprire questo. Niente. Proviamo a farne un nuovo. Allora, oggi ne abbiamo 21, 21 ottobre. Crea. Allora, dovremmo esserci. Bene. Siamo qui, 21 ottobre 2024. Bene. Ok, vediamo un po' se adesso ci siamo. Proviamo un po' a vedere. E andiamo su. Segno, ancora non ci sono. Vediamo. Niente. Ah, ho capito perché. Probabilmente, aspettate un attimo. Ok, datemi un secondo. Allora. Ok, ci sono, vediamo di fare questo intanto. Poi. Ok, boh, adesso ci dovremmo essere. Perfetto, ci siamo. Ok. Allora, torniamo noi quindi e torniamo al nostro problema che è quello di stimare la curva di durata delle portate in sezioni non strumentate. Allora, quindi il problema è che noi non abbiamo dati. Quindi ci troviamo in un sito, quindi immaginiamo un corso d'acqua, ci troviamo in un sito rispetto al quale dobbiamo stimare la curva di durata delle portate, che ad esempio è questo, che ha no dati. Aspettate un secondo, che vediamo no dati. Bene, poi può essere che sullo stesso corso d'acqua abbiamo però una sezione di valle in cui abbiamo dei dati. Oppure può essere che su un affluente del corso d'acqua, che può essere ad esempio questo, aspettate che faccio una cosa un po' più precisa, ecco ad esempio questo, può essere che su un affluente del corso d'acqua abbiamo una sezione con presenza di dati. Ok? Benissimo. Allora. Oppure può essere che su quel corso d'acqua, su quella regione, non abbiamo nessun dato, no? Potremmo avere questo caso sfortunato. Allora, in realtà, molto spesso nelle applicazioni pratiche, questo caso non strumentato, questo caso no dati, si presenta con molta frequenza, con un'elevata frequenza, perché se date un'occhiata alla consistenza dei dati della base dati italiana, dati di deflussi fluviali, vi rendete conto,
Si trovano in rete delle informazioni a questo proposito, che le sezioni strumentate sono relativamente poche, in un territorio che invece è caratterizzato da numerosissimi corsi d'acqua. Quindi è molto probabile, quando vi capiterà di fare un lavoro di questo tipo, che vi troviate in una situazione nella quale i dati nel sito specifico non ci sono, però molto probabilmente vi trovate in una situazione come quella evidenziata sullo schermo. Cioè trovate dati più a valle, più a monte, perché i dati potrebbero anche essere disponibili, ad esempio qui, potrebbero essere disponibili più a monte, dati. Più a valle, più a monte avete disponibilità di dati. Questo è possibile, oppure su un affluente. Ecco, questo è possibile. E altrimenti potrebbe anche verificarsi il caso in cui proprio non avete nessun tipo di informazione su quel corso d'acqua. Allora, come procediamo in questo caso? Allora, aspettate un secondo solo, che ho fatto sparire la lavagna grafica. Eccola qui un attimo. Perfetto. Allora, come ci comportiamo quindi in questo caso? Allora, prima consideriamo il caso più fortunato, che è quello appunto in cui noi possiamo prendere a riferimento una sezione che ha disponibilità di dati sullo stesso corso d'acqua su un affluente. In questo caso possiamo applicare quella che viene chiamata similitudine idrologica. Similitudine idrologica. Perfetto. Come funziona la similitudine idrologica? Si basa sull'assunzione che esista una similarità di regimi fluviali fra la sezione non strumentata, che quindi è la nostra sezione di interesse, e la sezione strumentata. Ne identifichiamo una, ok? Ecco, quindi se facciamo riferimento a quella figura che vedete adesso sulla lavagna, ce ne sono tre di sezioni con dati possibili, ne identifichiamo una, cioè quella per la quale l'assunzione di similarità ci sembra più fondata. Tipicamente si prende la più vicina, quindi in questo caso prenderei quella a monte, prenderei questa qui, ecco, quella più vicina. Dopodiché, noi che facciamo? Ora, immaginiamo che la curva di durata nella sezione non strumentata sia indicata, indichiamola col simbolo QD AG, AUG, scusatemi, QD UG, aspettate che facciamo così, sì, facciamo QD virgola UG. Allora, UG sta per ungauged in inglese, quindi significa non strumentata. Ecco, chiaramente qui io ho scritto l'espressione della portata per una segnata durata D. Al variare di D copriamo tutta la curva di durata, no? Allora, questa curva di durata, quindi questa portata per durata segnata nella sezione non strumentata, la dividiamo per la portata della stessa durata della sezione strumentata G, e questo rapporto lo poniamo uguale al rapporto delle aree contribuenti. Quindi questo è uguale a AUG diviso AG. Allora mi spiego meglio. Per una segnata durata, la portata che corrisponde a quella durata, che è la nostra, quindi QD nella sezione non strumentata, la possiamo esprimere in questo modo. Vado a esplicitare da questa relazione la QDUG, no? Quindi la possiamo scrivere in questo modo. QD virgola UG è uguale a alla curva di durata nella sezione strumentata che moltiplica il rapporto AUG diviso AG. Cioè riscalo la curva di durata
per il rapporto fra le aree. Ok? Allora, così facendo, come vedete, il tutto è molto semplice. Io ho una curva di durata in una sezione strumentata, G, ho la mia curva di durata assegnata, no? Quindi praticamente io passo da questa situazione alla situazione non strumentata semplicemente riscalando la curva. Quindi se io riporto qui la curva di durata che sta sopra, io ottengo la curva di durata nella sezione non strumentata semplicemente facendo un rapporto, la riscalo, la abbasso, la alzo, dipende dal rapporto tra le aree. No? In questo caso l'ho abbassata, quella rossa, quindi questa qui praticamente è la mia G e quella sotto è la UG. Ecco, praticamente in questo caso l'ho abbassata, quindi io ho fatto l'assunzione che la sezione non strumentata abbia un'area inferiore rispetto alla sezione strumentata. Quest'area ripete l'area del bacino contribuente alla sezione. È tutto molto semplice. Ecco, tutto molto semplice, però questo concetto è quello che nella pratica professionale viene applicato più spesso. Vi è chiaro? Avete delle domande? È molto semplice, però spesso le cose semplici, poi quando si tratta di farle nella pratica, sono quelle che ci fanno venire poi i dubbi più amletici. Allora, come vi dicevo, nella pratica professionale questo viene fatto molto spesso, però chiaramente voi capite che questo metodo potrebbe apparire un po' troppo semplicistico, perché sostanzialmente abbiamo ipotizzato che a meno dell'area contribuente le due sezioni fluviali considerate abbiano un regime idrologico identico, a meno dell'area contribuente. Quindi significa che tutti gli altri fattori che influiscono sul regime idrologico io non li ho considerati. Quali sono gli altri fattori? Allora, intanto una premessa. L'area del bacino contribuente è certamente un fattore molto importante. È evidente che più il bacino è grande, più c'è acqua a disposizione. Quindi più il bacino è grande, più la curva di durata delle portate si alza. E questo è un driver molto significativo. Però ce ne sono altri. Ecco, quali sono gli altri possibili? Beh, immaginate ad esempio la copertura vegetale. È chiaro che se i due bacini hanno una copertura vegetale completamente diversa, possono anche avere la stessa area, possono anche avere la stessa pioggia, quindi stesse caratteristiche climatiche. Ma se la copertura vegetale è completamente diversa, voi vi ritrovate con un regime delle portate fluviali che è diverso. Altro driver che non viene considerato da questa similitudine idrologica che vi ho spiegato, il clima. Quindi noi stiamo ipotizzando che le caratteristiche dei fenomeni di precipitazione, quindi diciamo così il carburante in ingresso al bacino, sia invariato. Ecco, quindi anche questa è un'assunzione che è abbastanza, se vogliamo, limitante. Poi c'è la configurazione morfologica del bacino. Il bacino che è strumentato potrebbe essere più ripido, o quello non strumentato potrebbe essere più ripido, quindi la situazione cambia. Ecco, però proprio per la sua semplicità e proprio per il fatto che l'area contribuente è probabilmente il driver più significativo, la similitudine idrologica è fatta in questo modo, quindi ipotizzando che l'unica fattore discriminante di differenza tra le due curve di durata sia solo l'area contribuente, è molto applicato questo metodo. Chiaramente voi capite che funziona se i due bacini sono simili, l'abbiamo detto, si chiama similitudine idrologica, quindi bisogna in un qualche modo assicurarsi di questo. E come ci se ne assicura? Ad esempio con una selezione appropriata della sezione strumentata. Prima ho detto quella più vicina, perché quella più vicina? Proprio perché l'ipotesi di similitudine idrologica è più verificata. E poi, altro dubbio che potrebbe venire, è meglio prendere una sezione a monte o una sezione a valle? Ammettiamo che di avere questa possibilità di scelta. Ci sono due sezioni, una a monte e una a valle, che hanno
più o meno la stessa distanza. Quale prendo? Ad esempio, se io faccio caso a faccio riferimento a questa figura, no, che ho tracciato a schermo, e quale, ma mettiamo che le due sezioni di Valle di Monte, non è questo il caso qui, ma mettiamo che ce ne sia ad esempio una qua che sono più o meno alla stessa distanza dati, quale prendo? Allora qui bisogna anche considerare quella che è la situazione locale, il contesto locale. Ecco, una cosa che sarebbe importante escludere è la presenza tra la sezione non strumentata e quella strumentata, escludere la presenza di affluenti. Quindi immaginiamo che qui a monte io avessi avuto un affluente, no, che ho tracciato in questo momento, e mentre invece nel tronco tra la sezione non strumentata e quella strumentata di valle non ho affluenti, allora è meglio prendere quella di valle, perché quell'affluente chissà che caratteristiche ha, magari è molto più ripido rispetto al bacino che sottende la sezione strumentata di monte, quindi ha un bacino, questo qua, molto diverso, questo, rispetto a questo che sottende la sezione strumentata di monte. Quindi in questo caso è bene cercare di evitare delle situazioni in cui entra un affluente, ad esempio, molto significativo, che potrebbe anche essere molto diverso. Ecco, quindi la scelta deve essere fatta con una certa oculatezza. Poi, non ultimo, si può anche provare con entrambe le soluzioni. Uno prende prima la sezione di monte, poi quella di valle, si trovano due curve di durata chiaramente diverse, e poi si può fare la media, oppure si può prendere quella che sta più a favore di sicurezza. Ecco, quindi sono tutti ragionamenti da fare, che sono per l'idrologo una, diciamo, una costante, qualcosa che l'idrologo è abituato a maneggiare molto bene, proprio perché sono delle situazioni che ricorrono abbastanza frequentemente. Ecco. E questo è un caso. Poi facciamo un altro esempio che potrebbe essere questo. Dunque, adesso cancello questa lavagna grafica, questi appunti. Aspettate solo un secondo. Allora. Un attimo. Buono. Ci sono quasi. Dunque. Niente, qui continua a darmi qualche problema, portate pazienza un attimo. Ok, adesso ce la dovrei fare. Ok, facciamo così che faccio prima. Perfetto. Allora, come vi dicevo, proviamo ad immaginare una situazione di questo tipo, nella quale ho un corso d'acqua. Allora. Allora, ve la faccio a voce perché non capisco per quale motivo. Aspettate un attimo. Oggi ho la lavagna che mi dà dei problemi. Allora, vediamo un po'. Ok.
di fare così. Niente, ve la faccio a voce per adesso. Allora, immaginiamo di avere una situazione in cui non ho una sezione strumentata sullo stesso corso d'acqua, ma ce l'ho su un corso d'acqua diverso. Chiaramente, questo è sempre possibile, è una situazione che è sempre possibile riprodurre, cioè voi avete una. Potete sempre trovare su un corso d'acqua limitrofo una sezione strumentata. Praticamente, si tratta soltanto di trovare quella che è la più prossima. Magari non è sul corso d'acqua, ma sta su un corso d'acqua vicino. Ecco, in questo caso, quindi, supponiamo che voi avete, a disposizione su un corso d'acqua limitrofo una sezione strumentata, però si pone il problema di dire di decidere se quella sezione è idonea e quindi sostanzialmente non è sullo stesso corso d'acqua, è su un altro corso d'acqua, ma la sezione è idonea. Ecco, in questo caso chiaramente occorre fare un'analisi di quelle che sono le caratteristiche idrologiche e quindi valutare quale può essere la situazione che ci giustifica valutare se esistono le condizioni per giustificare una assunzione di similarità. Ecco, tenete presente che nel momento in cui ci si rende disponibili ad andare su un corso d'acqua limitrofo, allora a quel punto le scelte possibili sono più di una. Poi chiaramente ci sarà una sezione strumentata che è quella più vicina. Però potenzialmente ce n'è più di una, perché non è detto che poi nel momento in cui ci si allontana dallo stesso corso d'acqua che la sezione più vicina sia quella migliore. Quindi a questo punto, nel momento in cui dallo stesso corso d'acqua ci si sposta con il proprio riferimento a una regione, occorre fare una valutazione un pochino più ampia, ovviamente, con una prospettiva un po' più ampia. E le alternative potrebbero essere numerose. Quindi, intanto vale l'indicazione che vi ho dato in precedenza, ovvero se avete più alternative che vi sembrano plausibili, le si provano tutte. Le si provano tutte in modo da avere un'idea delle incertezze in gioco. Perché chiaramente, se avete, ad esempio, 10 sezioni candidate, 10 sezioni donatrici candidate, e stimate la curva di durata con ciascuna di queste, vedete che il risultato è sostanzialmente lo stesso. Evidentemente siete più tranquilli, no? Nel senso che evidentemente qualunque scelta facciate pervenite allo stesso risultato e quindi avete un supporto più forte alla scelta che avete fatto. Ecco, se invece queste vengono molto diverse fra loro, significa che magari occorre fare una valutazione un pochino più approfondita. Ecco, però in generale diciamo che questa è sicuramente una soluzione che dovete adottare, cioè nel momento in cui la sezione strumentata diventa non più disponibile sullo stesso corso d'acqua, vi allargate il vostro orizzonte. Chiaramente quello che ho detto fino ad ora non vi porge la soluzione, quindi quale soluzione adottare in questo caso? Ecco, aspettate che decondivido lo schermo e torno a condividere il sito web. Eccolo qua. Quale soluzione adottare in questo caso? Allora, esistono delle tecniche che si chiamano di regionalizzazione, sulle quali noi non entriamo nei dettagli. Si chiamano tecniche di regionalizzazione proprio perché effettuano un'analisi regionale. Ecco, queste tecniche sostanzialmente, anziché identificare un'unica sezione candidata, un'unica sezione donatrice candidata, le considerano tutte e poi trovano un modo per una soluzione rigorosa, cioè soggetta a test, per
fare una sorta di media pesata. Quindi utilizzano tutta l'informazione della regione, non scartano nessuna sezione strumentata, però queste tecniche di regionalizzazione invece fanno una media pesata, quindi alle stazioni più attendibili danno un peso maggiore, a quelle meno attendibili danno un peso minore. E poi esistono delle tecniche rigorose per testare la soluzione, quindi per verificarla. Ecco, queste tecniche di regionalizzazione sono oggi comunemente applicate nella pratica professionale. Per il territorio italiano sono state elaborate circa una ventina d'anni fa, quindi si tratta di tecniche recenti. Non le trovate su alcun libro di testo, descritte su alcun libro di testo, le trovate su dei report tecnici che sono disponibili in rete. Ecco, l'importante è tenete presente che adesso queste tecniche rappresentano una sorta di standard, non solo per la stima della curva di durata delle portate, ma anche per la stima delle portate di piena su siti non strumentati. Ecco, quindi è una terminologia che deve entrare nel vostro vocabolario, nel vostro dizionario. Benissimo, se però, ripeto, tecniche di regionalizzazione, noi non entriamo nel dettaglio e quindi sostanzialmente non rappresentano oggetto di domanda all'esame. È però un'informazione che per voi è molto importante. Andiamo avanti a questo punto, perché a questo punto noi, sia che si tratti di una sezione strumentata, sia che si tratti di una sezione non strumentata, abbiamo a disposizione la curva di durata per la sezione di interesse. E adesso la domanda è, bene, ricordiamoci che stiamo parlando di opere di presa, come si stima la portata di progetto una volta che la curva di durata sia nota? Allora, fatemi adesso riprovare con la lavagna grafica. Mi scusi, posso fare una domanda? Sì, prego. Sì, sì. Dunque, le condizioni per giustificare l'assunzione di similitudine idrologica è che le sezioni non strumentate e strumentata siano sufficientemente vicine? Sì, allora, diciamo che voi dovete verificare che sussista la similitudine. Allora, un criterio è quello che siano vicine. L'altro criterio è quello di fare degli ulteriori approfondimenti, perché supponiamo che abbiate due sezioni alla stessa distanza. Allora io vi ho detto, controllate l'interbacino, ci sono degli affluenti tra l'una e l'altra. Se ci sono degli affluenti è meglio utilizzare la situazione nella quale gli affluenti non ci sono. Questo è un primo criterio di indagine ulteriore. Nel momento in cui poi vi ho detto la sezione strumentata non è più disponibile sullo stesso bacino, ma è disponibile su un altro, ad esempio, allora bisogna rivolgersi, fare uso delle tecniche di regionalizzazione. Tecniche di regionalizzazione che, sulle quali noi non siamo entrati nel dettaglio. È chiaro? Ok, perfetto, grazie. Ottimo, grazie a voi. Allora, un attimo solo che vediamo se... Perfetto, adesso ci sono. Bene, allora, come vi dicevo, adesso facciamo l'assunzione che la nostra curva di durata è disponibile. Quindi noi abbiamo la nostra curva di durata. Eccola qui. Anzi, fatemi fare una cosa. La faccio più grande. Allora, immaginiamo di avere la nostra curva di durata, sto disegnando a mano libera, quindi voi dovete portare pazienza. Perfetto. E immaginiamo di averla con qui. Aspettate che la faccio abbastanza alta in modo da avere dello spazio. Allora, la durata è da... Aspettate un secondo che... Ok, la durata va da 1 qui a 365. Ok. Benissimo, adesso si tratta di trovare la portata di progetto. Allora, la portata di progetto
la si identifica facendo riferimento a una durata assegnata. Quindi l'affermazione, la domanda che ci dobbiamo fare è: a quale durata corrisponde la portata di progetto? Tenete presente che qui stiamo parlando di un prelievo idrico. Quindi se noi conosciamo la durata della portata di progetto, questo che cosa significa? Significa che noi possiamo effettivamente prelevare quella portata per la durata corrispondente. Mi spiego meglio. Supponiamo che la portata di progetto corrisponda a una durata di 60 giorni. Che cosa significa? Significa che in media ogni anno io per 60 giorni posso prelevare la portata di progetto, perché ricordatevi che la curva di durata descrive il numero dei giorni nei quali si è verificata nel corso d'acqua una portata uguale o superiore. Quindi significa che per 60 giorni io ho una portata uguale o superiore a quella che mi dà la curva di durata. Quindi se io ho qui scrivo la durata, la portata di durata 60 giorni, no? 60, e io fisso la portata di progetto QP a quel valore, come vedete io nel corso d'acqua per 60 giorni ho una portata superiore rispetto a quella di progetto, quindi per 60 giorni io posso prelevare la portata di progetto. Per i rimanenti 305 giorni però io non ho nel corso d'acqua una portata pari a quella di progetto, ce n'ho meno. Quindi per i rimanenti 305 giorni l'opera di presa preleverà meno. Ok? Se noi avessimo fissato la portata di progetto a 180 giorni, allora noi per 180 giorni saremmo in grado di prelevare dal corso d'acqua la portata di progetto, che sarà ovviamente più bassa rispetto a quella di durata 60 giorni, per gli altri 180 giorni ne preleviamo meno. Ecco, il concetto quindi è: più noi alziamo la portata di progetto, quindi più abbassiamo la durata corrispondente, perché se abbassiamo la durata la portata corrispondente si alza, lo vedete dalla curva blu, e quindi noi più abbassiamo la durata corrispondente alla portata di progetto e più l'opera di presa costa, perché è un'opera di presa che sarà più grande, avrà delle facilities, delle attrezzature idrauliche che devono essere dimensionate per una portata di progetto maggiore, quindi costano di più. E inoltre, più alziamo la portata di progetto, e minore è il numero di giorni all'anno nei quali in media riusciamo a prelevarla. Quindi chiaramente, allora, che cosa significa? Significa che io alzo la portata di progetto, l'opera costa di più e lavora a pieno regime per un numero di giorni inferiore. Allora, certamente, quindi qui bisogna fare una scelta di compromesso. Mi interessa di più prendere più acqua, seppur per un numero di giorni minore, oppure mi interessa di più risparmiare? Allora, per rispondere a questa domanda è necessario calcolare il volume che in un anno, il volume di acqua che in un anno io riesco a prelevare in funzione della portata di progetto. Ripeto, per rispondere a questa domanda io devo sapere in un anno quanta acqua riesco a prendere, cioè il volume dell'acqua che riesco a prendere, che è chiaramente funzione della portata di progetto. Allora, c'è un modo per calcolare in modo grafico, su questo stesso grafico che vedete qui disegnato, c'è un modo per calcolare il volume prelevato in un anno? Immaginiamo che la portata di progetto sia quella che vedete segnata in rosso, che corrisponde a una durata di 60 giorni. C'è un modo? Allora, intanto sì, la risposta è sì, c'è un modo. C'è un modo grafico per visualizzare il volume che io riesco a prelevare con quella portata di progetto. Avete un'idea? Calcolando l'integrale. Bravissima. Bravissima. Allora si calcola l'integrale, cioè l'area, giusto, l'area sottesa. Quindi sostanzialmente io, se mi vado a calcolare quest'area sottesa qui, dunque prendiamo un colore diverso,
vediamo di fare così. Allora, adesso la campisco, Campisco quest'area sottesa. Ecco, chiaramente mi devo fermare alla portata di progetto, perché la portata superiore alla portata di progetto non riesco a prelevarla. Diciamo che qui ho fatto un piccolo errore perché avrei dovuto fermarmi. Vediamo di fare così, aspettate. Avrei dovuto fermarmi alla ascissa 1, eccola qui. Questa è l'area che mi interessa. Quest'area, che è l'area sottesa dalla curva di durata limitata alla portata di progetto, è il volume che io riesco a prelevare in un anno. Bene, però c'è un però. Io non posso prendere tutto, perché entra in gioco il rilascio minimo che devo comunque garantire. Allora, vediamo di dire qualcosa in più su questo rilascio minimo. Ecco, questo rilascio minimo è chiamato deflusso ecologico. Ho delle norme di legge che mi impongono di mantenere nel corso d'acqua una portata minima. Ripeto, è chiamato deflusso ecologico, indicato con l'acronimo DE, trovate tutto descritto sul mio sito web. Ecco, com'è definito? È definito da una direttiva europea, cioè noi siamo tenuti a rilasciare deflusso ecologico perché c'è una direttiva europea che ce lo chiede. In realtà in Italia c'erano già delle norme antecedenti, quindi la prima norma che in Italia che ha imposto il rilascio di un deflusso minimo a valle delle opere di presa è la legge 183 del 1989. Ecco, prima di quella data, a valle delle opere di presa non era imposto nessun rilascio minimo. Questo vi aiuta anche a capire il contesto, cioè l'89 stiamo parlando di 35 anni fa. Fino a 35 anni fa in Italia era non pervenuto il rilascio minimo. Tenete presente che può sembrarvi adesso una sorta di miopia, no? Il fatto che la legislazione non avesse previsto un rilascio minimo in un paese dove il numero delle dighe, le grandi dighe, sono circa 500, quindi se poi ci aggiungiamo anche quelle piccole, è un numero di dighe molto elevato sul territorio italiano, se poi ci aggiungiamo anche le traverse fluviali, diventa un numero veramente molto significativo, molto alto. Allora vi potrà sembrare miope che la legislazione fino a quel punto non ha imposto il rilascio minimo. In realtà dovete calarvi nel contesto di un paese che non si trova in condizioni gravi di scarsità idrica, ma è pure un paese nel quale in molte regioni non c'è abbondanza. E dovete anche calarvi in un contesto internazionale che ha visto la stesura della prima Carta europea dell'acqua nel 1968. Quindi diciamo che si tratta di un contesto nel quale si era allora appena iniziato a toccare con mano le conseguenze di uno sfruttamento eccessivo dei corsi d'acqua, un contesto internazionale di questo genere, quindi non deve stupirvi. Certamente però bisogna prendere atto che la normativa su questi aspetti è molto giovane. Ecco, tenete presente anche che in molti casi vengono concesse delle deroghe a queste normative di legge perché non c'è altra scelta, cioè quando vi trovate in condizioni di scarsità idrica chiaramente l'uso civile diventa prioritario anche rispetto all'utilizzo ambientale e quindi in quei casi vengono spesso concesse delle deroghe. Comunque, morale, il deflusso ecologico adesso è previsto dalle direttive europee, in particolare da una direttiva, trovate tutto linkato sul mio sito web, che è chiamata Water Framework Directive. In italiano è la direttiva europea dell'acqua, che trovate in rete anche tradotta in italiano. Non vi consiglio di leggervi la direttiva perché è molto corposa e poi chiaramente è stesa con linguaggio tecnico-giuridico che non è di immediata comprensione, quindi dovrebbe essere oggetto di studio più che di lettura. Però ci sono in rete tante sintesi, anche in italiano. Ecco, questa Water Framework Directive, che obiettivo si pone di raggiungere? È importante che facciamo questo ragionamento perché ci caliamo nel contesto. È un obiettivo di qualità,
Cioè, l'obiettivo è quello di garantire che su tutti i corpi idrici significativi, che sono identificati dagli Stati membri, si raggiungano e si mantengano degli standard di qualità. Questo è stato imposto perché si è toccato con mano l'effetto dell'inquinamento fluviale, cioè dell'inquinamento delle risorse idriche, poi alla fine, che è un effetto che è deleterio sulla qualità della risorsa idrica stessa che poi andiamo a consumare. Quindi chiaramente la direttiva ha imposto degli obiettivi di qualità. Per raggiungere gli obiettivi di qualità, però, è necessario anche fissare degli obiettivi di quantità. Quindi è necessario preservare un deflusso minimo sul corso d'acqua, perché chiaramente maggiore è il volume di acqua che scorre sul fiume e maggiore è la capacità di diluizione nei confronti degli scarichi che inevitabilmente insistono sui corsi d'acqua. Perché voi capite che gli scarichi dei depuratori da qualche parte devono andare a scaricare, non possiamo portarli troppo lontano. E comunque, in ogni caso, alla fine devono essere scaricati. Chiaramente si tratta di reflui depurati, ma comunque la qualità è una qualità che non è ovviamente elevatissima. Anche se noi adesso avremmo le capacità e la tecnica e le tecnologie per produrre acqua pulita, quale residuo della depurazione. È anche vero però che queste tecnologie hanno un costo molto elevato e quindi anche la dispersione nei corsi d'acqua diventa accettabile in ragione della diluizione che questi apportano. Quindi miscelando un'acqua semmai non depurata ai massimi livelli con un'acqua pulita si ottiene comunque un risultato che rimane in termini di parametri di qualità all'interno dei limiti di legge. Però chiaramente è necessario che ci sia un minimo di acqua nel fiume per raggiungere questo obiettivo. E quindi questo impone la direttiva. Ecco, il deflusso ecologico in Italia, quando è stato introdotto nel 1989, è stato introdotto con un nome diverso, che è ancora il nome più frequentemente utilizzato. Il nome diverso è deflusso minimo vitale. Deflusso minimo vitale o DMV, DMV. Il deflusso ecologico è un'evoluzione del concetto di deflusso minimo vitale. In che modo si è evoluto? Allora, il deflusso minimo vitale era un parametro costante, quindi in ogni stagione si diceva a valle del corso d'acqua devono essere rilasciati come minimo 150 litri al secondo, butto lì un numero. Il deflusso ecologico invece fa dei distinguo in base alla stagione, in base anche a caratteristiche qualitative del corso d'acqua, quindi rappresenta un'evoluzione e tipicamente ha un valore più elevato, perlomeno il valore massimo nel periodo annuale del deflusso ecologico è più elevato in generale del deflusso minimo vitale. Vediamo le definizioni. Allora, il deflusso minimo vitale, sto leggendo la definizione che trovate sul mio sito web. È definito quale la portata istantanea da determinare in ogni tratto del corso d'acqua, portata che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua, caratteristiche chimico-fisiche delle acque, nonché il mantenimento della biocenosi, biocenosi tipiche delle condizioni naturali. Allora, che cosa significa salvaguardia delle caratteristiche fisiche? Beh, si intende ad esempio il mantenimento delle sue tendenze evolutive naturali, trasporto solido. Che cosa si intende per caratteristiche chimico-fisiche? Sono caratteristiche di qualità. Ecco, il mantenimento invece della biocenosi è il mantenimento delle condizioni naturali, delle condizioni ecologiche naturali, quindi le condizioni della vegetazione, le condizioni della fauna ittica, ecco, devono essere mantenuti in questo modo. Il deflusso ecologico è invece definito come il deflusso tale da assicurare un regime idrologico che in un tratto di un corso d'acqua sia conforme con il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti dalle direttive europee e in particolare dalla Water Framework Directive. E ripeto, è una evoluzione. Ora, ritorniamo alla nostra curva di durata delle portate. Dunque, intanto
evidente che se noi introduciamo un rilascio, quell'area campita in giallo deve essere aggiornata, non è più possibile mantenere quel livello di volume prelevato. Quindi bisogna che ci spostiamo su OneNote e che togliamo l'area campita. Quindi la campitura va rimossa. La sto rimuovendo. E bisogna ritracciarla. Allora, per prima cosa tracciamo, evidenziamo su questo grafico il deflusso minimo vitale. Il deflusso minimo vitale lo evidenziamo in verde. Ad esempio, supponiamo che sia questo, lo esagero un po', e ipotizziamo che sia costante. Qui ci mettiamo DE o DMV. DE, DMV. Allora, in Italia potete usare anche la denominazione deflusso minimo vitale, che vi capiscono meglio. Tenete però sempre presente la differenza, che DMV, deflusso minimo vitale, è un termine in lingua italiana introdotto dalla legislazione italiana che è stato superato in seguito, in termini anche giuridici, dalla definizione di deflusso ecologico, definizione che è stata proposta dalla Comunità Europea ma che poi è stata recepita dalla normativa italiana. Benissimo, allora questo volume di DMV quindi non lo possiamo considerare. Allora noi, se vogliamo a questo punto campire l'area che rappresenta il volume prelevato, dobbiamo fare un'operazione un po' più fine. Aspettate solo un attimo. Cambio colore. Cambio colore. Ok, fatemi vedere. Perfetto, adesso ci siamo. Eccolo qui, l'area campita è questa. Cioè devo salvare la parte di volume che sta sotto al deflusso minimo vitale. Adesso vado avanti fino ad un certo punto, però, rispetto al quale mi devo fermare. Ok, allora. Aspettate solo un attimo. Dunque, posso arrivare fino qui. Ecco, mi fermo qua per adesso. Benissimo. Allora, diciamo che fino alla durata di 60 giorni è abbastanza evidente. Questa è l'area che posso prelevare. A un certo punto, però, alla durata di 60 giorni, noi arriviamo in una situazione che è particolare, perché in corrispondenza di quella durata mi ritrovo con una portata nel corso d'acqua che è maggiore o uguale rispetto alla portata di progetto. Quindi io, anche volendo, non riuscirei più a prelevare tutto. Ripeto, perché voglio che vi sia chiaro, perché da un punto di vista, diciamo, di risultato finale è chiarissimo. Però cioè, è anche abbastanza semplice, però spiegare la parola non è così immediato. Allora ripeto il concetto. Nel momento in cui io, tracciando questa curva, questa campitura gialla, raggiungo la durata di 60 giorni, raggiungo anche una situazione che merita una riflessione aggiuntiva, perché io mi ritrovo nel fiume con una quantità d'acqua che è superiore alla portata del progetto, superiore o uguale, no? E questa situazione si raggiunge in corrispondenza della durata dei 60 giorni che corrisponde alla portata di progetto. Quindi anche volendo, ripeto, non riuscirei a prelevare tutto perché la portata di progetto diventa inferiore alla portata del corso d'acqua. Quindi da lì in poi ci pensa il corso d'acqua ad assicurare il deflusso minimo vitale. Perché il corso d'acqua ha già di suo una portata in eccesso rispetto alla portata di progetto dell'opera di presa. Ecco, e in particolare diciamo che il corso d'acqua è in grado di provvedere al deflusso minimo vitale completamente da un certo punto in poi, cioè quando, immaginiamolo qui, la portata nel corso d'acqua supera
la portata di progetto di una quantità pari al DMV. Quindi questo qui, adesso lo indico, è il questo segmento verde che ho appena tracciato, è il DMV. Benissimo. Quindi da lì in poi il corso d'acqua diventa autonomo, cioè può preleva tutta la portata di progetto. Allora diciamo che se io vengo giù con tratteggio questa riga, quindi posso dire che da qui in poi io posso prelevare tutto. Quindi se io adesso ritorno a Campire, vediamo se non ho cambiato colore. Da qui in poi io posso estendere la campitura anche al di sotto del DMV. Ecco qua. Cioè posso prelevare anche il volume che sta al di sotto del DMV, perché tanto nel corso d'acqua c'è una situazione che mi consente di supplire con la portata naturale al DMV, e posso anche estendere la campitura quindi a questa parte. A questa parte. Quindi mi mantengo nel calcolo del volume prelevato al di sopra del DMV fino a quando raggiungo nel corso d'acqua una portata che eccede quella di progetto di una quantità pari al DMV, e poi da lì in poi posso appunto abbassarmi anche al di sotto del deflusso minimo vitale. Ecco, mi rimane da risolvere un ultimo interrogativo, cioè è quello relativo a come fare il raccordo all'interno di questo intervallo di tempo che ho tracciato, che ho evidenziato con questa freccia che adesso rimuovo. Allora, praticamente devo raccordare, rimuovo questa freccia, devo raccordare questo punto con questo. Con una linea, con una curva, che divida la parte che posso campire da quella che non posso campire. Allora adesso rimuovo quei due punti che ho tracciato. Quindi come li collego? Allora li collego con questa curva che adesso sto tracciando in blu, e dopo che l'ho tracciata lasciatemi terminare la campitura. Ecco qua. E adesso vi chiederete come hai tracciato quella riga blu. Allora, quella riga blu l'ho tracciata ribaltando la curva di durata, quindi prendendo questo segmento qui. Allora, un attimo solo che prendo il rosso, anzi il rosso no, prendiamo un altro colore. Aspetta, fatemi vedere, sì. Prendendo questa parte della curva di durata l'ho ribaltata qui sotto. Quindi fatemi fare uno zoom. Faccio uno zoom qui. Allora, questa è la curva di durata che ho prelevato facendo un ingrandimento di quella parte che vedete cerchiata in rosa, e questa la ribalto così. Quindi è speculare, no? L'ho proprio ribaltata in questo modo. Ecco, perché ho fatto questa operazione? Perché
Ho fatto questa operazione perché da questo punto qui, cosa succede da questo punto qui? Da questo punto qui, allora, fino a quel punto io ho dovuto garantire il DMV nel corso d'acqua perché la portata che prelevavo era esattamente pari a quella disponibile nel corso d'acqua. Poi, da questo punto in poi, se io mi sposto, risalendo la curva di durata verso le portate più alte, il corso d'acqua comincia a supplire al DMV, però diciamo che lo compensa gradualmente, perché come vedete, man mano che io vado avanti con questa curva di durata, allora qui ho un pelo di eccesso di acqua nel corso d'acqua rispetto alla portata di progetto, che però non è sufficiente a coprire il DMV. Qui va un po' meglio, qui va ancora un po' meglio, qui va ancora un po' meglio, ma ancora non è sufficiente a coprire il DMV, finché arriva a questo punto nel quale io posso smettere di rilasciare il DMV perché il corso d'acqua ci pensa da solo. Però voi vedete che tra le due pallini rossi che ho evidenziato c'è una situazione di transizione nella quale il corso d'acqua comincia a coprire il DMV, ma non è sufficiente. Allora, questo che cosa significa? Significa che io posso prelevare qua sotto il volume corrispondente a quanto il corso d'acqua compensa il DMV. Vedete? Sto ribaltando. Cioè, i segmenti grigi che ho tracciato in alto li sto ribaltando nei segmenti rossi che sono tracciati in basso. Cioè, quella parte di volume io la posso campire perché il corso d'acqua ci pensa lui. Allora, da un punto di vista tecnico, questa, diciamo, raffinatezza nel calcolo del DMV, potremmo anche risparmiarcela, nel senso che noi potremmo limitarci a campire la parte di curva che adesso io vi segno con un colore ancora diverso, in marrone. Avrei potuto limitarmi a campire questa parte qui e fermarmi qua, evitandomi tutti questi ragionamenti che ho fatto fino adesso. Avrei potuto limitarmi qui, perché la parte aggiuntiva che io ho aggiunto qua sotto, questa qui, quella parte lì è trascurabile rispetto a tutto il resto, quindi io potrei anche rimuoverla. Ecco, quindi ripeto, da un punto di vista tecnico, tutto questo ragionamento che vi ho fatto fino ad ora è ridondante. Però io ci tengo a farlo perché voglio che vi sia perfettamente chiaro, perché questo è il vostro punto forte. Cioè, il vostro punto forte, siete ingegneri, non deve essere esclusivamente l'aspetto tecnico, quindi l'aspetto che da un punto di vista ingegneristico ed economico è rilevante. Il vostro punto forte è la conoscenza anche dei dettagli. Quindi voglio che vi sia chiaro quale sarebbe l'approccio rigoroso al problema. Perché se voi conoscete l'approccio rigoroso al problema, siete anche in grado di valutare le approssimazioni accettabili. E quindi per questo motivo vi ho fatto tutto questo ragionamento. Ecco, questo ragionamento lo ritrovate sul mio sito web. Allora, aspettate un attimo che adesso rimuoviamo la connessione e vediamo di condividere il sito web. Eccolo qui. Sul sito web trovate questa figura che è esattamente quella che vi ho fatto sulla lavagna grafica. Con colori diversi e perdonatemi qualche simbolo che forse potrebbe essere diverso, e la ritrovate esattamente qui, senza troppe spiegazioni, diciamo. E quindi avete tutti i mezzi disponibili per riflettere sul problema, e su tutta la derivazione che è stata effettuata. Ecco, una volta che voi avete a disposizione il volume annuale che viene prelevato, avete a disposizione anche la portata media di prelievo.
che non è altro che il volume annuale diviso la lunghezza dell'anno, il tempo di durata dell'anno, no? Perché ricordatevi, la portata è il volume per unità di tempo, il volume di acqua per unità di tempo che transita attraverso una segnata sezione fluviale. Quindi, ripeto, una volta che avete trovato il volume, avete stimato il volume di prelievo annuale, conoscete anche la portata media di prelievo, che è un parametro importante perché lo dovreste confrontare poi. È un parametro importante intanto perché vi dà una stima immediata corrispondente al volume annuale, però in termini di portata. Quindi è importante poter dire al cliente: guarda, il volume annuale di prelievo è, che so io, 10.000 metri cubi, la portata media di prelievo è 150 litri al secondo. È un parametro importante. Ecco, la portata media di prelievo la potete confrontare con la portata media del corso d'acqua successivamente, che sarà ovviamente superiore alla portata media di prelievo. Portata media del corso d'acqua la trovate facendo l'integrale della curva di durata, quindi area sottesa diviso la durata dell'anno. Ecco, una volta che avete a disposizione questi parametri, che sono la portata di progetto, la portata media di prelievo e la portata media del corso d'acqua, potete calcolare due indici che hanno importanza tecnica molto rilevante e quantificano una operazione di presa. Allora, il primo indice è l'indice di captazione. Aspettate che vedo se riesco a selezionarlo. Eccolo qui. Allora, l'indice di captazione, chiamiamolo IC, è dato dal rapporto fra la portata di progetto e la portata media del corso d'acqua. Bene. Ora, l'indice di captazione non ha limite superiore, cioè la portata di progetto non ha limite superiore. Uno potrebbe anche dire estenderla, non dico all'infinito, però potenzialmente potrebbe essere estesa all'infinito, cioè non esistono limiti alle dimensioni di un'opera, diciamo, non esistono limiti teorici alle dimensioni di un'opera, poi esistono dei limiti pratici, no? Però non esistono limiti teorici alla dimensione di un'opera, quindi la portata del progetto può andare all'infinito, quindi l'indice di captazione non potrà può variare da zero all'infinito. Chiaramente se è zero non c'è captazione, però non ha limiti. Indice di utilizzo, poi facciamo una pausa, è dato dal rapporto tra la portata media di prelievo e la portata media del corso d'acqua. Ecco, vi ho appena detto che la portata media di prelievo deve essere ovviamente inferiore alla portata media del corso d'acqua, non potete prelevare più acqua di quella che c'è. Quindi questo indice invece varia da 0 a 1, è un indice limitato. Ora, queste domande ve le trovate all'esame, sono tipiche domande da quiz, capite anche voi, no? Io alla fine il quiz lo devo fare e queste sono tipiche domande da quiz in cui si possono tranquillamente dare tre o quattro risposte alternative e voi dovete scegliere quella giusta. Troverete anche delle domande su questa, soprattutto questo potrebbe essere più da orale che da quiz, sul calcolo del volume di prelievo. Molto bene, allora ditemi come siamo messi. Possiamo fare il break o volete farmi qualche domanda prima? E potrebbe ripetere che cos'è l'ordinata di compenso? Sì, in realtà questo non l'ho detto. Allora facciamo così, non l'ho detto perché volevo fare il break prima di dirvelo, ok? Cioè, questa cosa non l'ho detta, non ho detto che cos'è l'ordinata di compenso, ho detto solo che QM è la portata media e vi ho detto la portata media la calcolate facendo l'integrale, la portata media del corso d'acqua, l'integrale della curva di durata e lo dividete per la durata dell'anno. Questo vi ho detto. L'ordinata di compenso, le chiedo di portare pazienza e a quando ritorniamo dal break ne parliamo. Altre domande? Sì, prof. Sì, dica. Dopo la pausa potrebbe ripetere come si
se calcolare i volumi di prelievo, perché non ho ben capito quella parte. Ok, allora dovrebbe fare una cosa però, siccome lo trovo scritto sul sito web, la figura perlomeno, si dia un'occhiata a che cosa è scritto qui, ok? Perché il discorso è molto lungo, quindi io quando lo riprenderemo devo ripeterlo più velocemente, perché altrimenti lei capisce, ci ho messo una ventina di minuti a fare questa spiegazione. Quindi dovrò farlo velocemente, quindi è meglio se lei prima dà un'occhiata al corso d'acqua, al testo e ci riflette. D'accordo? Poi dopo ne riparliamo sicuramente, quindi mi sono segnato queste due cose. Altre cose? Ok, perfetto. Dunque, allora sono le 10:45, vi chiedo 20 minuti, 11:05, va bene? Stacco microfono e videocamera. Grazie.
Eccomi, allora, un attimo che apro la compagnia grafica. Ok. Niente, oggi ha deciso di farmi tribolare. Allora, un attimo solo che proviamo a fare così. Dunque, ci sono, però vediamo se riesco a condividerla. Ok. Allora, vediamo. Ci dovrei essere. Dunque, abbiamo lasciato in sospeso due cose che sono, prima di tutto, l'ordinata di compenso della curva di durata. Allora, vediamo di tracciare una curva di durata da capo. Ok, poi qui c'è la mia curva va da 1 a 365. Ok, allora abbiamo detto che per adesso prescindiamo da portata di progetto, eccetera, eccetera. Riferiamoci solo alla curva di durata, quindi corso d'acqua indisturbato. Abbiamo detto che l'area sottesa dalla curva di durata è pari al volume annuo del flusso idrico nella sezione di interesse. Scusatemi. Ok, allora, quindi area sottesa è questa. E questa, ripeto, quest'area è pari al volume annuo. E questo perché abbiamo detto che il volume annuo, volume idrico, è uguale all'integrale da 1 a 365 della portata di durata di in de di. Ok, quindi sostanzialmente l'integrale della curva di durata. Allora, la portata media, come la otteniamo? Ho detto che la otteniamo prendendo il volume annuo e lo dividiamo per la durata dell'anno. Quindi la portata media deve avere, è costante ovviamente lungo il corso dell'anno, e l'area sottesa dalla ordinata di portata media deve essere uguale all'area campita in giallo che vedete qui. Quindi sostanzialmente, siccome la portata media è costante, sarà qualcosa tipo questa ordinata QM. Vediamo di tracciare questa ordinata. E abbiamo detto che l'area sottesa dalla
sta alla portata media, che adesso campisco in rosso, deve essere uguale all'area campita in giallo. Ecco, quindi ne deriva che la portata media è uguale, che adesso ritraccio, la portata media è uguale all'ordinata di compenso della curva di durata. Perché ordinata di compenso? Perché, come vi ho detto, le due aree, quella campita in rosso e quella campita in giallo, devono essere identiche e quindi di fatto deve esserci una compensazione tra questi due volumi che adesso vi evidenzio in verde. Questo volume che sta al di sopra dell'ordinata di compenso deve essere uguale a questo volume che sta al di sotto dell'ordinata di compenso. In questo modo siamo sicuri che l'area campita in giallo è uguale all'area che è campita in rosso. Posso chiedervi se è chiaro? Tipo. Bene, perfetto. Allora, adesso vediamo invece la seconda domanda che mi è stata fatta, ovvero di calcolare il volume annuo di prelievo. Allora, per fare questa cosa, torniamo indietro alla situazione nella quale avevamo solo la curva di durata e l'area campita in giallo. Bene, allora questa, ripeto, questa area campita in giallo è il volume che transita in un anno nel corso d'acqua. Adesso noi qui fissiamo la portata di progetto, fissiamo la portata di progetto, la mettiamo qui. Allora, aspettate che ti do uno spessore un po' maggiore a questa riga, se no la mettiamo qui, QP, e vediamo di calcolare quella che è la area sottesa dalla portata di progetto, cioè l'area sottesa dalla portata di prelievo. L'area sottesa dalla portata di prelievo è uguale alla portata di progetto fin tanto che questa non raggiunge la curva di durata. Poi chiaramente segue la curva di durata perché non può prendere più acqua di quella che c'è nel corso d'acqua. Quindi praticamente io adesso per calcolare il volume annuo prelevato parto con l'evidenziare con campire in rosso questa area sottesa dalla portata di prelievo. Bene, adesso devo sottrarre il DMV, quindi qui ci metto il DMV, QDMV. E questo va sottratto. Quindi adesso campisco, questo volume lo sottraggo e fin qui penso che non ci siano problemi. Lo sottraggo fino a qui. Fino a qui. Quindi campisco fino a questo punto. Perfetto. Ecco, da qui in poi non ho bisogno di sottrarlo, quindi sostanzialmente adesso non ho campito in verde l'area che mi ritrovo all'interno di questo rettangolo. Questa la posso lasciare, con l'eccezione di questo volume, questo è il DMV. Ecco, questo volume qui, che invece lo devo sottrarre, quindi lo campisco. Morale, qual è il volume risultante che io riesco a prelevare? Allora, il volume risultante che riesco a prelevare è dato da questo, da quest'area. Aspettate che adesso la evidenzio. Quest'area qui. Eccolo qua il mio volume di prelievo, dove, come ho detto,
Questo volumetto qui, che adesso sto evidenziando in rosso, è uguale a questo. Li ho ribaltati. Boh, questo è quello, è una sintesi di quello che ho spiegato nella ora precedente. Bene. Ecco, dopodiché ricordiamoci dei due indici che ho introdotto e che adesso vi rimetto a schermo un attimo solo, che decondivido e ricondivido lo schermo. Eccolo qui. Ecco i due indici che abbiamo definito. Bene. Ok, adesso possiamo fare una trattazione un po' più discorsiva andando a discutere come sono fatte queste traverse, quindi che tipo di struttura hanno. E per farlo vi evidenzio la figura che è sul mio sito, schematica, che rappresenta appunto lo schema di una traversa. Allora, vediamo di discutere assieme le varie componenti. Allora, come vedete, c'è quella freccia ondulata nera a sinistra che indica la direzione del flusso idrico nel corso d'acqua. Poi noi dobbiamo realizzare una traversa. Questa traversa è costituita da, facciamo una cosa, adesso questa figura la copio nella lavagna grafica e la condivido lì. Quindi, un attimo solo, che condividiamo la lavagna grafica. Adesso mi addentro in alta tecnologia, vediamo se ce la facciamo. No, qui, infatti, come previsto, ho bisogno di qualche passaggio. Bene, allora, OneNote. Adesso me la aprirà. No, me l'ha aperta qui, perfetto. Ok, un attimo solo che compare il tutto come previsto. Mi fa un po' impazzire. Ok, allora. Adesso facciamo così, poi facciamo anche così, molto bene. Dopodiché adesso devo cancellare questo. Bene, poi proviamo a incollare la figura. Allora, Ctrl V, vediamo un po' se va. Sembra di sì. Sì, direi che funziona. Un attimo che lo ingrandisco. Bene, adesso qui abbiamo lo schema sulla lavagna grafica, quindi ci posso disegnare sopra. Dunque, allora, come vi dicevo, abbiamo questa freccia rossa che identifica, vediamo un po' se riesco a seguirla, identifica il corso d'acqua. Adesso la sto ricalcando, la sto mettendo in evidenza. Quindi qui abbiamo il deflusso idrico. Poi dobbiamo realizzare la traversa. La traversa, eccola qui, adesso la ricalco. Ecco, eccola qui, che la traversa è impostata su due muri d'ala. I muri d'ala sono quelli, qui non sono indicati in esplicito, adesso ve li indico io, vediamo di prendere un colore grigio. I muri d'ala sono questi, aspettate che alzo un po' lo spessore, qui, eccolo qua, questo che sto evidenziando in grigio è il muro d'ala di sinistra idrografica e quello che adesso evidenzio ancora sempre in grigio è il muro d'ala in destra idrografica. Eccolo qui, lo sto percorrendo.
Ecco, poi lo limito qua. Oltre il muro d'ala che adesso sto evidenziando in destra, ci sono una serie di opere che poi descriveremo. Ecco, questi muri d'ala devono essere propriamente immorsati nelle sponde. Ecco, quindi qui vedete che c'è tutta una parte di immorsamento e fondazione. Chiaramente deve esserci anche dall'altra parte questa componente, che adesso sto evidenziando con un grigio molto spesso. E chiaramente l'entità di questo immorsamento dipende dalla stabilità delle sponde. Se le sponde sono rocciose, i versanti sono rocciosi, avete bisogno di opere e chiaramente le caratteristiche meccaniche delle formazioni rocciose lo permettono, potete cavarvela con poche opere di immorsamento che possono essere fatte con dei tiranti in acciaio o con altre soluzioni che siano idonee ad immorsare la traversa in una formazione rocciosa. Quindi il muro d'ala non è neanche strettamente necessario. Se appunto esistono già delle sponde che hanno una conformazione e una meccanica, caratteristiche meccaniche che permettono l'immorsamento diretto, il muro d'ala potrebbe anche non essere presente. Questo si verifica poche volte, a dire la verità, ma qualche volta succede. Ecco, quindi tenete presente che stiamo discutendo uno schema del tutto generale, ma poi ci sono numerose varianti sul tema e la vostra, diciamo, la vostra bussola nell'orientarvi nelle possibili varianti deve essere, come sempre, il contesto locale, quindi le caratteristiche specifiche del vostro progetto. Diciamo che in generale, comunque, dovete prevedere un immorsamento della traversa che sia idoneo a resistere alle spinte dell'acqua, ma anche dei detriti che possono essere trasportati. Ecco, bene, allora questa traversa che viene realizzata molto spesso è caratterizzata da una altezza altimetrica variabile, cioè non è la traversa, diciamo, quella che ho evidenziato in rosso e che adesso evidenzio di nuovo. Generalmente non è caratterizzata da un profilo, da un'altimetria, un profilo di sfioro a altezza costante. Se noi la osserviamo con una vista con una sezione e una vista da valle verso monte, ad esempio, quello che noi notiamo tipicamente, allora adesso cerco di fare una vista da valle verso monte, allora c'è il muro d'ala, che è il muro d'ala in sinistra idrografica, che sarà chiaramente a sua volta immorsato, poi dopo la traversa tipicamente ha un andamento di questo tipo. Quindi ci sono le ali che sostanzialmente costituiscono un innalzamento del profilo che congiunge la traversa al muro d'ala, poi c'è quella che qui è chiamata la soglia principale, vedete, adesso la sto evidenziando con un puntino sul schema, e poi tipicamente c'è una parte ribassata, uno sfioro ribassato, poi ci si ricollega all'altezza della soglia principale e poi un'altra ala che si ricollega all'altro muro d'ala. Aspettate, che lo abbasso un po'. Quindi i due muri e poi c'è la traversa che ha questo andamento. Tipicamente è fatta così. Ecco, a volte può anche capitare che ci sia una parte centrale ancora più ribassata. Ecco, se c'è una parte centrale ancora più ribassata, allora, questa che diciamo è indicata qui, questa è la soglia principale. Aspettate che abbasso lo spessore perché sennò diventa tutto. Ecco, questa è la soglia principale. Se c'è una parte ribassata, questa è la gavetta. Mi raccomando, l'accento, non chiamatela gavetta. Ecco, poi questa
parte invece ancora più bassa è chiamata callone. Ecco, in tutto questo, molto spesso, anzi non molto spesso, scusatemi, ma sempre, bisogna collocare in questa sezione la soglia di presa. Allora, la soglia di presa è collocata a un'altezza intermedia tra il callone, adesso la sto evidenziando io rosso, la soglia di presa che vedete che è indicata nello schema qui, soglia di presa. In questo schema è una soglia laterale che è posizionata, ripeto, a un'altezza intermedia tra il callone e la soglia principale. Benissimo. Allora, dalla soglia di presa che cosa succede? Succede che l'acqua a monte dal corso d'acqua passa alla nostra adduzione. Poi vediamo come, no? Perfetto. Ecco, questo è l'andamento di massima del complesso. Muri d'ala, soglia principale, soglia di presa. Ecco, che cosa succede una volta che l'acqua viene prelevata? A questo punto andiamo sullo schema che ho copiato dal sito web. Quindi abbiamo che parte dell'acqua qui entra attraverso la presa e entra in una prima camera di sedimentazione, vasca di sedimentazione, che è chiamato sghiaiatore. Allora, perché poniamo una vasca di sedimentazione? Perché l'acqua che entra attraverso la soglia di presa è acqua che può trasportare del trasporto solido. E quindi prima di portare l'acqua all'utilizzo è necessario che tutto il materiale in sospensione venga rimosso, o comunque diciamo che deve essere rimosso fino a un diametro massimo del materiale in sospensione. Questo diametro massimo dipende, noi chiaramente non riusciamo a rimuovere tutto, no? Quindi delle particelle molto fini è possibile che rimangano in sospensione. Ecco, il diametro massimo di queste particelle che rimangono in sospensione, quindi ci portiamo a valle, normalmente è determinato sulle base dell'utilizzo che viene fatto della risorsa prelevata. E in particolare i macchinari o le condotte che a valle permettono l'utilizzo, quindi le attrezzature idrauliche in generale, che permettono la veicolazione dell'acqua a valle e il successivo utilizzo, queste attrezzature il costruttore normalmente fissa un diametro massimo del materiale in sospensione che può essere tollerato. Poi ci possono essere anche delle normative di qualità che impongono il materiale in sospensione, un limite al materiale in sospensione. Questo materiale in sospensione tipicamente è costituito da un assortimento di materiale di diversa granulometria e da qui quindi la convenienza di prevedere la rimozione attraverso vasche di sedimentazione che siano in successione, non un'unica vasca, ma una successione di vasche che consentano dapprima la rimozione del materiale di granulometria più grossolana, che è più facile rimuovere, e poi via via il materiale della granulometria più fine. Ecco, questa separazione in più vasche non è sempre presente, ma è soprattutto quando l'opera acquisisce una certa importanza, è raccomandabile. È raccomandabile soprattutto se si prevede che il materiale abbia dei volumi consistenti. È raccomandabile perché le operazioni di pulizia sono più semplici, le operazioni di recupero sono più semplici. Ecco perché qui vedete una suddivisione tra una prima vasca chiamata sghiaiatore, che si chiama sghiaiatore proprio perché consente la rimozione delle ghiaie, ovvero del materiale più grossolano. Questa vasca è separata da un gradino di fondo che lo vediamo qui, aspettate che lo segno in rosso. Un gradino di fondo che ha la funzione di trattenere il materiale sedimentato
e di permettere invece il passaggio dell'acqua attraverso una soglia di sfioro e si entra in una vasca successiva che è chiamata dissabbiatore proprio perché consente la rimozione del materiale più fine. Il dissabbiatore tipicamente può essere diviso per opere più importanti in due rami. Perché? Perché in questo modo è possibile effettuare la pulizia, che pulizia del dissabbiatore richiede molto più tempo rispetto alla pulizia dello sghiaiatore, perché appunto il materiale più fine è più complesso da rimuovere, e consente la pulizia senza interrompere, la pulizia delle canne in alternata, no? Quindi senza interrompere il servizio a valle. Il dissabbiatore è poi separato da un altro gradino di fondo da un'ulteriore vasca che è chiamata vasca di carico. La vasca di carico ha la funzione di accertarsi, intanto è un'ulteriore vasca di sedimentazione, ma anche la funzione di accertarsi che se l'adduzione avviene con una condotta, come in questo caso, vedete che c'è una condotta di adduzione, la vasca di carico ha la funzione di far sì che il cielo della condotta di adduzione sia sempre sommerso, in modo che non entri aria. Ecco, non deve entrare aria perché aria in condotta in pressione significa che poi si originano degli sbattimenti all'interno della condotta e che danneggiano la condotta molto rapidamente. In generale, quando vi sono delle adduzioni di acqua sotto pressione, è sempre necessario, imperativo, evitare l'ingresso d'aria, perché appunto la presenza di aria dà origine a delle vibrazioni, dà origine a delle situazioni che poi non vengono tollerate per lungo tempo dalla condotta stessa. Ecco, ciascuna di queste vasche è equipaggiata con uno scarico di fondo. Quindi adesso sottolineo qui, lo sto evidenziando in rosso, lo scarico di fondo dello sghiaiatore, protetto da una paratoia. Questi simboli che vedete, linea più pallino più prosecuzione di linea, indica una paratoia. Che cos'è una paratoia? La paratoia è semplicemente una saracinesca che consente l'interruzione del flusso. Chiaramente lo scarico di fondo deve essere protetto da paratoia, perché sennò altrimenti l'acqua se ne va attraverso lo scarico di fondo e non va dentro al dissabbiatore. Il dissabbiatore a sua volta è protetto da una scusatemi, equipaggiato con uno scarico di fondo. Anche la vasca di carico lo è, non è segnalato qui, quindi comunque noi mettiamocelo, anche lo scarico di fondo della vasca di carico. Anche la soglia di presa è protetta da una paratoia. Perché è protetta da una paratoia? Perché tipicamente quando arriva giù la piena, la presa la interrompiamo perché entrano troppi sassi, entrano troppe schifezze. E quindi anche la soglia di presa deve essere, noi dobbiamo avere sempre la possibilità di interrompere l'adduzione a valle. Non vedete invece paratoie sulla soglia principale o sul callone che non abbiamo ancora descritto che funzione hanno. Adesso torniamo quindi alla nostra sezione, quindi sostanzialmente a questa qui, e osserviamo, discutiamo le tre soglie che abbiamo menzionato, cioè la soglia principale, il callone e la soglia di presa. Prima di tutto, come è fatta una soglia? Allora, la soglia, se io la guardo facendo una sezione longitudinale, quindi ad esempio faccio una sezione sul callone, la indico qui in rosso, no? Facciamo la sezione AA qui e poi la guardiamo in questo senso. Ecco, quello che vediamo sostanzialmente è una soglia di questo tipo, quindi abbiamo l'alveo di monte, l'alveo di valle. Allora l'alveo di monte sta a destra, giusto? Sta a destra, sì. Quindi praticamente abbiamo, facendo la sezione in questo tipo, alveo di monte, poi c'è la soglia, e poi c'è l'alveo di valle. Ecco, quindi la soglia è in realtà uno stramassa larga soglia. Chi ha fatto di voi costruzioni idrauliche nella triennale sa che cos'è uno stramazzo, cioè sostanzialmente è una barriera oltre la quale l'acqua stramazza, cioè cade nel vuoto. E questa
Quindi se noi vogliamo evidenziare qui il pelo libero sarà più o meno fatto in questo modo, a monte a una certa altezza, più o meno costante, poi c'è una chiamata allo sbocco e poi c'è lo stramasso a valle. Bene, allora, queste soglie, adesso faccio un ingrandimento, aspettate che guardo se ho possibilità di spostarmi. Queste soglie faccio un ingrandimento e lo faccio qui. Vediamo di disegnare adesso solo le soglie, no? C'è il muro d'ala. Aspettate un attimo, muro d'ala. Poi c'è la soglia principale. Poi c'è il callone, adesso esagero la profondità. E poi c'è la soglia di presa. Quindi qui abbiamo lo scrivo, soglia principale, qui abbiamo il callone e qui abbiamo la soglia di presa. Bene. Allora, queste soglie sono caratterizzate da un diverso livello, come vedete, ed è questo che io vorrei discutere con voi adesso. Vorrei discutere con voi proprio il posizionamento altimetrico di queste soglie. Allora, a che altezza la devo mettere io la traversa in generale? Allora, in generale bisogna fare un discorso di contesto, ovvero ricordatevi che bisogna creare a monte un invaso che non abbia un volume superiore a 1 milione di metri cubi. La traversa non deve superare l'altezza di 15 metri, misurati dal punto più depresso nei dintorni dell'opera, dell'alveo indisturbato, fino alla soglia di sfioro più elevata. Perché? Perché non bisogna entrare nella configurazione di una diga, no? Dobbiamo evitare di entrare nella competenza del Servizio Nazionale Dighe. Però al tempo stesso a monte bisogna creare un minimo di compenso e soprattutto bisogna creare una zona di calma in modo che il livello del pelo libero a monte sia quasi costante. E bisogna anche ricordarsi che la traversa provoca un rigurgito a monte. Cos'è un rigurgito? È un innalzamento del pelo libero. Bisogna quindi verificare che questo innalzamento del pelo libero non dia problemi di sicurezza idraulica e inoltre è importante tenere presente che la traversa non deve originare fenomeni di instabilità dell'alveo e dei versanti, quindi deve essere fatta una valutazione accurata della geologia dei versanti e deve essere valutata con attenzione la capacità di trasporto solido della corrente per evitare che si verifichino delle variazioni del livello d'alveo che possono risultare inappropriate, inopportune e quindi di fatto valutando appunto la necessità di creare un invaso a monte, il compromesso con l'esigenza di non creare delle situazioni di disturbo a monte dovuto all'incrementato livello idrico e dovute anche al fatto che l'evoluzione dell'alveo poi subisce delle variazioni. Si tiene presente i limiti del milione di metri cubi e 15 metri, e poi a questo punto si decide diciamo, un'altimetria di contesto opportuna, quindi l'altezza media dell'opera di presa. Ecco, tenete presente che se la soglia principale ha il compito di consentire il deflusso della portata di piena, cioè quella portata che noi non preleviamo. Quindi, rispetto ai livelli di piena, è la soglia principale che detta le condizioni e quindi è l'altezza della soglia principale che determina il sovrasto del pelo libero a monte. Poi, invece, tenete presente che dal punto di vista dell'evoluzione morfologica del corso d'acqua, è l'altezza minima della traversa che detta le condizioni, perché chiaramente la traversa accumula materiale a monte fino al raggiungimento dell'altezza minima, dopodiché il materiale accumulato fuoriesce,
e va a valle. Quindi in questo caso voi, come vedete, la traversa, la soglia di altezza minima è il callone, quindi dal punto di vista morfologico dovete considerare tutti gli aspetti che vi ho detto prima e io vi ho detto servono a individuare un'altezza di contesto, un'altezza media della traversa, però voi dovete tenere presente che i singoli aspetti sono influenzati da soglie diverse. E ecco, dopodiché queste soglie diverse devono avere un dislivello dall'una all'altra. In particolare, lasciatemi indicare con il simbolo delta H1 il dislivello tra la soglia di presa e la soglia principale, questo è delta H1, e lasciatemi indicare con delta H2 il dislivello tra soglia di presa e soglia del callone. Ecco, queste, diciamo, differenze di elevazione tra le singole soglie devono essere progettate facendo riferimento alla funzione di ciascuna di esse. Quindi la soglia principale ha la funzione di evacuare la portata di piena, quindi la sua dimensione della soglia principale e anche la sua altezza devono essere verificate considerando la portata di piena. Qual è la funzione della soglia di presa? La funzione della soglia di presa è quella di permettere la presa dell'acqua. Quindi, chiaramente, dovrà essere più bassa rispetto alla soglia principale, la soglia di presa. Perché più bassa? Perché se io la facessi più alta, l'acqua se ne va dalla soglia principale e io non la prendo. Quindi, la soglia principale, ripeto, ha la funzione di evacuare la portata di piena, cioè la portata che eccede quella che io voglio prelevare. Quindi la soglia di presa deve essere più bassa rispetto alla soglia principale. Però poi entra in gioco anche il deflusso minimo vitale o deflusso ecologico. Abbiamo detto che questo lo dobbiamo sempre rilasciare e quindi deve passare attraverso una via che deve essere più bassa, deve avere la precedenza rispetto alla presa. Quindi qual è la soglia che permette il transito del deflusso minimo vitale? Si chiama callone. Il callone è la soglia più bassa della traversa. Si identifica con callone la soglia più bassa, che deve essere chiaramente, se deve permettere il passaggio del deflusso minimo vitale o deflusso ecologico, deve essere più bassa rispetto alla soglia di presa. Ecco perché qui in questo disegno voi vedete il callone evidenziato al livello più basso. Poi a un livello superiore di delta H2 posizioniamo la soglia di presa e quando siamo il dislivello tra la soglia di presa e la soglia principale lo indichiamo con delta H1. Ecco, come si dimensionano delta H1 e delta H2? Allora, seguitemi nel ragionamento che è banale, però anche in questo caso richiede un minimo di concentrazione. Abbiamo detto che noi non possiamo prelevare fin tanto che dal callone non esce il deflusso minimo vitale. Ecco, il deflusso minimo vitale, quindi lo scrivo, DMV o DE comunque lo stesso, è una funzione di che cosa? Quindi di delta H2. Cioè voi capite che se io delta H2 lo faccio crescere, mi aumenta la portata che attraversa il callone. Al contrario, se io mettessi la soglia di presa all'altezza del callone, non avrei deflusso minimo vitale. Quindi, perché? Perché tutta la portata se ne andrebbe attraverso la soglia di presa. Quindi è chiaro che io devo dimensionare delta H2 utilizzando questa relazione qui. Ecco, allo stesso modo, adesso facciamo un ragionamento su delta H1. Delta H1 deve essere tale per cui dalla soglia principale non deve uscire acqua fin tanto che io non ho superato la portata di progetto. Cioè, io devo essere sicuro che la portata di progetto sia garantita prima che l'acqua esca dalla soglia principale, perché se no non riesco più a prendere la portata di progetto. Allora, la portata di progetto QP deve essere chiaramente una funzione di delta H2, delta H1, scusatemi. Cioè, è evidente che se delta H1 è 0, io non ho
portata di progetto è zero. Perché? Perché tutta l'acqua mi esce dalla soglia principale. Se invece io delta H1 lo faccio crescere, è chiaro che mi cresce anche la portata di progetto, perché non lascio scappare nulla dalla soglia principale finché io non ho superato l'altezza H1, quindi se H1 cresce, mi esce più acqua dalla soglia di presa. Quindi queste due relazioni sono quelle che, noto il DMV e nota la portata di progetto, mi permettono di stimare delta H1 e delta H2. Allora, quella funzione F che forma ha? Bene. Allora, ritorniamo al nostro stramazza larga soglia. Quindi adesso torno a questa figura qui. Torno a questa figura qui, che adesso vi ingrandisco. Ecco, torno a questo punto e vediamo di indicare con questa che io ho qui, praticamente è l'altezza d'acqua sul callone. Quindi chiamiamola delta H1, se supponiamo che la soglia di presa sia qui. Ecco, qui c'è la soglia di presa. Presa. Allora, il mio delta H1 lo trovo qui. Aspetta un attimo, eccolo qua. Il mio delta H1 lo trovo qui. Ecco, questo è delta H1. Delta H1 o delta H2? No, è delta H2, scusatemi, fatemi vedere. Sì, è delta H2. È il dislivello della soglia di presa sul callone. Questo è il callone. Callone. Bene. Allora, da qui lo vedete ancora meglio il concetto che vi ho detto, che sostanzialmente se aumenta delta H2, io aumento la portata che defluisce per deflusso minimo vitale. Se delta H2 lo calo, e lo porto a zero per assurdo, non ho più deflusso minimo vitale. E su una soglia in generale transita un'altezza d'acqua, scusatemi, transita una portata che dipende dall'altezza d'acqua e in particolare c'è una formula che deriva dalla meccanica dei fluidi che adesso io vi introduco e poi ci fermiamo. Che si scrive così. Allora, riferiamoci sempre alla portata, in questo caso a delta H2, no? A delta H2 e quindi alla portata del DMV, alla dipendenza del DMV da delta H2. Torno un attimo, vi lo faccio vedere quello che ho scritto in precedenza. Vedete che il DMV dipende da delta H2, c'è scritto lì sopra, no? Ecco, questa dipendenza si scrive in questo modo, questa relazione DMV è uguale a un coefficiente di deflusso mi, che poi vediamo quanto vale. Poi qui ci mettiamo la larghezza del callone, LC, quindi la larghezza del callone è questa, LC. Poi qui ci mettiamo il nostro delta H2 e poi c'è una radice 2G delta H2. Se vogliamo, la si può riscrivere in questo modo. Questa viene dalla meccanica dei fluidi. Mi LC delta H2 elevato alla 3 mezzi per la radice di 2G. Ecco, questa è la formula che mi interessa. Notate bene che da questa formula è possibile esplicitare delta H2, poi tutto questo lo richiamiamo domani prima di fare l'esercitazione, è possibile esplicitare delta H2 in funzione del DMV, quindi noto il DMV, io posso calcolare delta H2, che è il dislivello tra callone e soglia di presa. E quindi domani questa cosa la riprendiamo, ecco, assieme a riprendere domani anche qualche ulteriore dettaglio che voglio darvi rispetto ad esempio al valore di mi, di mu. Ecco, questa formula, che è la formula del deflusso da uno stramazzo in parete grossa,
Dovreste averla studiata in meccanica dei fluidi. È facilmente dimostrabile facendo una conservazione dell'energia tra queste due sezioni, tra questa sezione qui. Aspettate che cambio colore perché sennò non ci si capisce più niente. Quindi, facendo una conservazione dell'energia tra questa sezione qui e questa sezione qui. E quindi facendo applicando la conservazione dell'energia è facilmente ricavabile questa formula, ma voi non dovete sapere ricavarla, però la formula dovete ricordare perché è un elemento essenziale della progettazione di quest'opera. Quindi mi raccomando, non è necessario sapersela ricavare, ma questa è una delle poche cose che dovete imparare a memoria. Domani comunque la riprendiamo. Ecco, chiudo con una considerazione. Nel mio corso, come vi ho detto all'inizio, io cerco di partire dal problema tecnico per poi risalire alla teoria. Ecco, noi è questo che stiamo facendo, cioè stiamo concentrandoci su un esempio di un problema tecnico. Ecco, quello che mi preme mettere in evidenza è che per risolvere questo problema tecnico voi avete bisogno di informazioni. Quindi in questo caso il problema tecnico è determinare la portata di progetto di un'opera di presa e poi determinare la struttura, dimensionare l'opera di presa stessa. Ecco, come vedete, abbiamo già messo in evidenza numerose informazioni di cui abbiamo necessità, quindi sono osservazioni di portata, poi abbiamo bisogno del DMV, abbiamo bisogno della portata di piena, perché abbiamo detto che ad esempio la soglia principale deve essere dimensionata rispetto alla portata di piena, che i livelli idrici di monte devono essere verificati rispetto alla portata di piena, e poi dopo abbiamo detto anche che abbiamo bisogno del DMV o del flusso ecologico. E quindi abbiamo messo in evidenza tutte le informazioni che ci servono e poi dovremo studiare la teoria che ci permette di ricavare queste informazioni. Il prossimo argomento che tratteremo quando avremo chiuso con dimensionamento delle traverse sarà la stima della portata di piena. Perché? Perché abbiamo visto con questo esempio che ne abbiamo bisogno. Quindi di questo esempio di cosa abbiamo bisogno? Della curva delle portate, abbiamo visto come derivarla. E poi avremo bisogno anche della portata di piena. Allora, direi che a questo punto posso togliere la condivisione e aspettate un attimo che Posso farle una domanda a proposito di un disegno che ho esattamente. fatto? Certo. Il Mi dica. disegno che era cerchiato in rosso, Aspetti, eccolo, poi lo ripeto, ma vado pure avanti. dove c'era lo stramazzo, non ho ben capito da che sezione dell'intera traversa Sì, l'abbiamo. allora aspetti un attimo che lo vado a ribeccare. Era questo qua, no? Questa sezione qui che sto evidenziando con il mouse adesso. Lo vedete il mio mouse? Aspettate un attimo, e Sì, comunque sì. E adesso la. Boh, perfetto, è questo, no? A cui si riferiva? Cerchiato sì. in rosso, perfetto. È riferito alla sezione AA che la vedete qui, vista da, diciamo, da questo lato, quindi questo lato significa che l'alveo di monte ce l'ha a destra e l'alveo di valle a sinistra, come ho fatto qui. Ho risposto alla sua domanda. Ok, e in questo caso il callone è la parte più bassa di tutto il disegno, dove. Sì, è la soglia più bassa. Poi chiaramente il Ok. callone è a un'altezza superiore rispetto all'alveo, quindi all'alveo indisturbato. Perché chiaramente lo scopo è quello di creare una traversa, quindi il callone però è la soglia più bassa. Infatti vede che la soglia di presa l'ho messa più alta. Non ho segnato la soglia principale che sarebbe posta a una quota, non l'ho segnata sulla sezione, sarebbe posta a una quota ancora superiore. Ecco, la soglia, diciamo, la successione delle tre soglie la vede qui su questo disegno qua. Aspetti un attimo. Che devo sul disegno che c'è immediatamente sopra della sezione trasversale.
Allora, no, ho sbagliato, ho Ma allora spostato. non ho capito a cosa corrisponde la soglia ancora più bassa nel disegno cerchiato in rosso, quella a sinistra. Quella a sinistra è l'alveo di valle, e Ah, quindi l'alveo di valle, e a destra c'è l'alveo di monte, non è una soglia, cioè è semplicemente l'alveo di valle. Le è chiaro adesso? ok. Ok, perfetto, grazie. Perfetto. Altre domande? Oh, cappa, un attimo solo, prima di chiudere che tolgo la condivisione, perfetto. E poi aspettate che chiudo la registrazione. Dunque, domani per